Ya echáis mi jarabe. Buonasera, siamo in attesa di collegarci con Radio Nostra per il programma SAD. Sbagliamo a zero. Estamos a la espera para conectar con Radio Nostra, para el programa de SAD, Sbagliamo Cero. Estamos esperando para se conectar con Radio Nostra, para o programa de SAS, Sbagliamo de Zero. Buonasera, siamo in attesa di collegarci con Radio Nostra, per il programma SAS, Sbagliamo a Zero. Buenas noches, estamos a la espera para conectar con Radio Nostra, para il programma di SAS, Sbagliamo a Zero. Eccoci qua, buongiorno a tutti. Buongiorno, siamo tornati a SAT, Sbagliamo a Zero. 18.02, un pochino in ritardo, i soliti due minuti va di bene, ritardo, ma siamo canonici. Canonici due minuti. Dove siamo? Siamo alla Locanda Zanella che ci ospita ormai da già qualche puntata. E siamo anche in piazza, siamo fuori, perciò se passate ci vedete, strombazzate il clacson, così sappiamo che ci volete bene. Insomma, Marco, i Marcos, Renzo, Giovanni, sì, Gianluigi, Riccardo, insomma Riccardo, sono già passati 80 giorni, 80 giorni da quando abbiamo iniziato. Così vecchio sei già rientrato. Sì, esatto, e domani sarò ancora più vecchio. E mancano 36 giorni alle votazioni. Cavolo. Speriamo che mi stai mettendo l'ansia. Vadano avanti alla fine. Aspettiamo il nostro ospite che deve ancora arrivare. Sì, mi hanno detto che hai invitato Marco, sì. Molina. No, un no, altro. Chi? Ah sì, il Santo Padre. La sigla. Basta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Scopriamo
saranno in quattro per te. Signori e signori, si comunica alla cittadinanza di Cavallino Treporti, questa maggioranza comunica alla cittadinanza di Cavallino Treporti che va tutto bene. Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi! Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti vuole fidare, di noi ti vuole fidare, di noi ti vuole fidare. Di noi ti puoi fidare. Saz, parliamo a zero in diretta dalla piazza di Treporti. Ma chi abbiamo? Ma chi abbiamo adesso in questo momento? Pronta la sigletta. È il nostro Moin, detto Santo Padre. Non quello di Roma, quello nostro, dai. Grande Marco, buongiorno Marco Molin. Ciao a tutti, buonasera da Luigi, buonasera Riccardo, grazie per l'invito e per essere qui davanti a questa bellissima piazza di Treporti con carissimi amici per parlare a zero. Certo, bravo, hai già colto l'occasione. Ma quanti, aspetti che abbasso un po' il Vivaldi qua, ma quanti Marco Molin ci sono? Siamo in diversi in giro per il mondo. Credo che solo a Burano ce ne dovrebbero essere almeno 4 o 5. Qui a Treporti non so perché sono arrivato da poco, stesso, ma credo che siamo più o meno. Sei una nostra new entry del comune di Cavallino Treporti. Allora tutti ti faranno la corte ormai? No, assolutamente. Anzi, non sono corteggiato. Anzi, se mi permetti, Gianluigi, faccio un annuncio. Sono ancora freelance. Quindi se c'è qualcuno. Allora potete scrivere. Rivolgetevi a Gianluigi. Luigi, a Riccardo, se qualcuno interessa. Se qualcuno è interessata. Sì, giusto, bravo. Diciamo bene. Parliamo giusto. Poi vedrete anche le foto sul sito, perciò potete anche chiamare e scrivere. E votare. Metteremo anche il voto nelle varie puntate. Abbiamo avuto vari ospiti, per cui vediamo chi scegliete anche per il più carino, più bello, più sessuale. E ci mancherebbe altro che non fosse votato. Vabbè. Allora Marco... Penso che però voglia essere votato lui, non si sa come mai, ma... Sì, vabbè, ormai. Quella è un'altra storia che sarà... A breve verrà sciolto l'arcano. Esatto. L'enigma. E a proposito di enigma, io ho conosciuto Marco, sì. Ti ho conosciuto... in una straordinaria presentazione del giudizio universale di Torcello. Mi ricordo benissimo, sì, eravamo davanti al giudizio universale della cattedrale di Torcello, che io, facendo lo storico di professione, avendo ormai una deformazione professionale, dico che è sempre la nostra cattedrale, quindi ricordiamoci, perché Torcello è stato il fulcro del nostro territorio. Noi forse l'abbiamo dimenticato, ma un fulcro, esatto, non solo religioso, anche politico, civile, tutto, commerciale. Cioè era, quindi insomma dobbiamo ricordare la New York del... Era la New York dell'epoca. Era New York dell'epoca, la prima Venezia. Ma neanche credo Venezia, proprio. Era proprio una struttura a sé, perché Venezia di fatto nasce comunque storicamente da Malamocco. E poi gli abitanti di Torcello si sono trasferiti a Venezia, ma una Venezia che era già fondata, non l'abbiamo fondata noi. Noi eravamo proprio la Manhattan, la New York, il nucleo commerciale di tutta la Laguna Nord, prima che Venezia esistesse, questo sì. Esatto, questo sì. Si arrivava, se non sbaglio, a 30.000 abitanti. Sui 30.000 ci siamo, qualcuno si è spinto ovviamente di più.
però 30.000, calcalcolando il territorio, esatto, il territorio che lo chiamavano l'arcipelago di Torcello, l'arcipelago di Torcello, quindi come estensione attualmente potremmo dire da San Michele di Murano, cioè l'attuale cimitero di Venezia, fino a Torcello e tutta la gronda lagunare, tra cui Cavallino Treporti, esatto, con una dimensione, una configurazione totalmente diversa dall'attuale, però Cavallino Treporti c'era. Beh, non dimentichiamo che noi, dico noi perché ormai abito qua anch'io, abbiamo il nucleo di Lio Piccolo, che è uno dei nuclei storici più importanti, credo d'Italia, se non del mondo, per la sua storicità. Esatto, e quindi... E poi siamo nel secondo centro, uno dei secondi centri più importanti, secondo, terzo centro, perché c'è anche Cavallino, che comunque è un grosso centro come storico del nostro litorale, perché oltre a Lio Piccolo la chiesa di Treporti è una delle più vecchie. E i nuclei più importanti, Lio Piccolo, Treporti, Cavallino, anche le mesole, anche l'isola di Falconera. Se poi ci estendiamo oltre, andiamo a Lio Maggiore, ma andiamo verso gli Esolo. Sì, però tutto quel territorio di gronda lagunare che guardava sia la laguna e sia il mare aperto, e che poi ovviamente si è sviluppato nel corso del tempo, perché se andiamo a 2000 anni fa questo territorio praticamente non c'era, questo il mare era tutto diverso, l'acqua arrivava, era acqua, e appunto a Torcello diciamo, era il primo porto, insomma, era il primo porto. Non dimentichiamoci che il porto vero e proprio non era tanto Torcello, era la zona di Ammiana e Costanziaca, soprattutto Ammiana, soprattutto la zona di San Felice, di cui rimane il canale San Felice di fronte alla Liceo Vittoria. Non dobbiamo in alcun modo banalizzare quanto la Presidente questa sera ha letto. Ma insomma, e mi sembra corretto. Esatto, mi sembra corretto. Perché se la Presidente ha letto e avrà i suoi motivi. Eh beh, certo. Pensa che a me una volta mio nonno mi disse che gli avevano detto dagli archivi di Venezia che il nome, il cognome Enzo e cosa derivava dai pirati di Venezia. Cioè avevamo anche noi i nostri pirati. Beh, questo sì, non so se il cognome Enzo derivi dai pirati. Io so solo che per restare in tema della trasmissione si potrebbe sparlare a zero anche della grande Torcello del tempo. Se noi andiamo a vedere i documenti del 1200, del 1300, c'erano di quei casi folcloristici che farebbero davvero invidia a noi che sparliamo a zero oggi. Io dico che forse, insomma, che forse dovrebbe essere anche un po' più corretti e lineari. Ma insomma, è corretto e lineare questo. Ma il discorso sì, mi sembra corretto e lineare. E quindi insomma già all'epoca si sparlava. Infatti si dice che Casanova fosse un Enzo, comunque, se volete saperlo. Beh, no, questo si dice che fosse stato anche un Molin, sinceramente. E non mi ricordo anche Bergamo, probabilmente. Adesso volete tutti quanti prendere i meriti, no? Tutti il Casanova. Ma secondo me c'erano più Casanova. E se noi ne fossimo gli eredi, insomma, quel poco che riusciamo a fare, ma poco o tanto. Voi sapete, grandi ragazze, che Marco Molin potrebbe essere uno degli eredi di Casanova, per cui fatevi avanti. E ci mancherebbe altro. Meno male. No. Insomma, Marco Molin è presidente degli Studi Torcellani. Raccontaci, è un'associazione, no? Presidente del Centro Studi Torcellani, che è un'associazione, infatti una delle prime uscite che abbiamo fatto è proprio quella nella quale siamo conosciuti, Gianluigi, un'associazione che è nata un po' così dalla mia iniziativa, un po' se vuoi da un po' di coraggio. Appena laureato ho detto abito a Burano, all'epoca abitavo a Burano, mi sono laureato su Torcello, la mia curiosità di un bambino, di un ragazzo, poi si è trasformata, se vogliamo, nella scienza, nell'erudizione di uno studioso. Ho detto, ma perché ciò che ho studiato non può in qualche modo diventare una parte importante della mia professione? E così con alcuni amici, tra cui anche professori, i miei professori Antonio Carile e Lorenzo Bracciosi, che mi hanno appoggiato, abbiamo creato il Centro Studi Torcellani, che è un'associazione di persone che si occupano, che non necessariamente vivono nel territorio, ma si occupano in maniera professionale, anche soprattutto ad alto livello di Torcello. Lo stile che ci caratterizza però è quello scientifico divulgativo, cioè a metà strada tra una erudizione molto molto semplice, se vuoi banale, ha invece un'erudizione scientifica di taglio troppo accademico che non sarebbe compresa dei più. E vedo che da quella volta, quando ci siamo conosciuti, conferenze, quaderni torcellani, iniziative, ce ne sono, e devo dire che sono sempre belle interessanti.
E devo dire che si sta là ad ascoltarti. Abbiamo appena avuto il saluto di uno dei padroni della Locanda Zanella che ci ospita ormai da qualche puntata. Esatto, perciò noi abbiamo ricominciato dalla trattoria Zanella. Tu hai ricominciato con gli studi Torcellani. E allora ci ascoltiamo, Marika Ngha, ricominciamo da qui. Ricomincio da qui. Me ne accorgo così. Un sospiro a colazione, non mi piace sia tu il centro di me, niente mi porterò. Solo vento tra le mani, più leggera sarò, sospesa. Sorriderò prima di andare. Basterà un soffio e sparirò. Forse sarà pericoloso. Forse sarà la libertà. Mi guarderà e vedrà. E signori, si comunica la cittadinanza di Cavallino Treporti, questa maggioranza comunica la cittadinanza di Cavallino Treporti che va tutto bene. Va tutto bene. Piazza, spagliamo a zero. Radio Nostra, oggi 24 aprile. A un giorno dalla liberazione, ospite Marco Molin. Vi ringrazio ancora. Io vi ringrazio ancora perché abbiamo fatto grazie a tutti gli amici che sono una mia amica. Che si chiama Silvia, che adesso non dico il cognome perché sennò dopo si no, magari sentendoci, mi ha detto: "Cavolo, viene il Santo Padre, pensa a te che Non ho capito se pensava che fosse quello il Papa o... Non lo so. Io vi ringrazio proprio perché c'è anche la Madonna col fucile. Mamma mia, tutto proprio. Quella in barena? Sì, altro che. Quella lì ho piccolo. Ah, bene, no, mi ricordo. Ormai è una nostra ospite fissa. Beh, ma giustamente, però spara solo a salve, spero. Sì, salve regina. Salve regina, basta. L'importante è quello. No, io vi ringrazio ancora perché mi date l'opportunità di stare
stare in un territorio che amo, che è diventato il mio, e di stare, trovi, di stare con, esatto, amici. Posso chiedervi solo una cortesia? Sì, perché abbiamo parlato degli studi Torcellani. Se qualcuno volesse informazioni, www.studitorcellani.it, lì magari scrive, manda una mail, associazione chiocciola studitorcellani.it. Potete chiedere anche un appuntamento direttamente con Marco Molin. Sì, perché è libero, diciamo. Sono libero, magari non chiedetelo sul sito degli studi Torcellani, perché se lo leggono, se legge il vostro messaggio Eleonora, Maddalena, Lorenzo, un altro Marco, magari si confondono. Però magari mettete per Marco Molin, riservata, quindi so che ho qualcosa di galante, rispondo volentieri. Cosa volevo dire? Volevo chiederti se comunque la nostra grande, mi chiedevi bella... anche come mi trovo qua, sì, appena, esatto, arrivato, infatti, un po', magari, infatti, perché volevo sapere un attimino. Ma ogni, guarda, tanto abbiamo, sai, l'Alzheimer che galoppa tra di noi, così permette di parlare ancora meglio. Abbiamo la giustificazione, altro che. No, sinceramente mi trovo bene, perché l'acqua ti manca, sì, proviamo. Ma sai, Gianluigi, si vive un po' sempre intermittenza. Io per lavoro sono insegnante a Jesolo, però lavoro anche in archivio di Stato a Venezia, quindi sono sempre un po' in giro, non ho una dimora fissa, che questo è un bene per certi aspetti, certo, male per altri. Però ormai la mia residenza è qua, i miei genitori sono a Burano, vado a trovarli spesso, i miei amici sono qua, ormai io ho sempre bazzicato il territorio di Cavallino Treporti. Essere residente è... ti dico, da una parte è un punto d'orgoglio, un onore, da un'altra è la possibilità di stare di più magari con i miei amici, di condividere anche realtà associative nuove, realtà parrocchiali che io frequento, e da un'altra lo sento anche un po' come una responsabilità, perché so che voi in questo programma parlate anche di politica, avete invitato i candidati, anche perché sindaci, sei anche un politico, diciamo, ma sono un politico in scadenza, e di questo sono felice, esatto, di essere in scadenza. Devo proprio essere sincero, quindi ecco, rinnovo, non è che è in scadenza perché sta per scadere, cioè come una mozzarella o cosa, no, è perché è in scadenza solo di mandato, ma scado come politico, non come Santo Padre, quindi ecco, il titolo più alto rimane. No, non è vero, esperienza politica? Sono consigliere di municipalità, di Venezia, Murano, Burano, e se posso parlare sinceramente, visto che sparliamo, certo, le municipalità non servono, ragazzi, esatto, non servono a nulla, è stata solo una mossa per cercare di sopprimere i consigli di quartiere, che per quanto poveri erano comunque l'aspetto più vicino al cittadino. La municipalità ha creato un po' una grande Venezia, ma in realtà come Murano e come Burano ne hanno perso. E quindi, sai, si è persa un po' la rappresentatività, la municipalità non ha più quei poteri decentrati che aveva il consiglio di quartiere, e quindi Burano si è ridotto ad essere una delegazione di zona senza rappresentanza e senza poteri. Anzi, io direi una cosa in più, so che forse, non so quanti di voi qui condividono la mia idea, ma Burano, Mazzorbo e Torcello sono sempre state una cerniera tra Venezia e l'entroterra. Perché Burano, Mazzorbo e Torcello, anziché se considerate la palla al piede di un grande comune come Venezia, non potrebbero essere considerate il fiore all'occhiello di un comune più piccolo come Cavallino Treporti? Che i Buranelli sono quasi tutti qua, per cui di inglobare le isole qua al nostro comune. Ma guarda, adesso che si arriverà il prossimo anno, no, con la città metropolitana, certo alla forse fine, sì, si arriverà a questo, e appunto, e i comuni avranno lo stesso potere, autonomia con la città metropolitana, o diventeranno, io non vorrei loro che si ritornasse ad essere delle, quartiere, esatto, come una volta, delle, cioè, municipalità, torneremo municipalità o saremo comune? No, secondo me no, resteremo comune. Probabilmente ne avranno un vantaggio i comuni più piccoli limitrofi a Venezia, forse a svantaggio di Venezia, che in questo momento sta drenando risorse politiche, amministrative, finanziarie, con tutti i casi anche famosi che sono successo, che hanno portato il comune di Venezia ad essere commissariato e noi politici di fatto non essere in grado di fare nulla. Quindi per quello, prima ridendo, ti dicevo, siamo in scadenza. A me dispiace, perché la politica uno ce l'ha nel sangue, nel senso non tanto di partitica, ma di senso civico. Però quando vedi che non puoi fare nulla, il tuo territorio, lo aiuti come associazione, come politica, però il fatto di trovarti che sei con le mani legate, che non riesci a fare nulla, ti fa sentire proprio impotente di fronte ai problemi della cittadinanza. Poi problemi della... far finta che non sia stato letto nulla, facciamo finta, non è stato detto niente, va tutto bene. Va bene, sempre tutto bene. Non so come mai, ma diciamo che va tutto bene.
No, io ti dico, come storico vedo il, un po' Burano Mazzorbe Torcello come una riannessione con Cavallino Treporti a formare il vecchio comune di Burano, ovviamente senza ambizione giurisdizionale da parte di Burano, Burano. Con 2700 abitanti scarsi non, no, può pretendere nulla. Dire già esatto. Cavallino Treporti è già lungo, Cavallino Treporti sì. Burano sarebbe ancora un po' più lungo, per cui il centro a Cavallino Treporti, però con Burano che risulti il fiore all'occhiello. Bella... sì. È una bella idea, una bella idea. Dovremmo rilanciarla e magari cominciare, visto che intanto abbiamo... dobbiamo arrivare alle, a queste elezioni e capire chi andrà su, per cui dopo potremo sì, magari dopo portarla rilanciare. Come ipotesi, come... ma se guardate bene il Buranello, i miei ex concittadini non vanno in spiaggia al Lido, vanno in spiaggia no. a Cassavio, ma non vanno a fare le spese a Venezia, vanno appunto a Sabioni, sì, perché c'è la, cioè il pullman gratuito, c'è il pullman gratuito, arrivano a Ponte Sabioni, prendono il pullman e vanno in spiaggia. Le spese non le facciamo a Venezia, no. Veniamo a farle a Cavallino Treporti, esatto, e a Jesolo, quindi diventa tutto più, più facile un'annessione. Anche il calcio, o comunque, una volta venivate anche a giocare calcio. Qua mi ricordo sì, sì, no, ancora adesso ancora tanti adesso, ragazzi fanno cioè, parte del calcio sì, Treporti sì. Perché il calcio Burano credo non esista più o sia stato ridimensionato. Alcuni anche sono arrivati fino a Cavallino ad sì, arrivare sì. a giocare anche col Cavallino cioè, sì, sì, perciò insomma il cordone c'è ombelicale c'è, esatto, sempre, stato, c'è sempre anche perché all'epoca questo era comune di Burano, no? Io mi ricordo sì, no, gli anziani come vecchi, ci diceva prima un nostro amico che sarà nella prossima puntata, che sarà ospite martedì prossimo e appunto diceva lui che è nato a Burano. Eh sì, ma vedi Burano potrebbe davvero giocare un ruolo di cerniera tra Venezia e il litorale di Cavallino Treporti, mentre così Burano, comune di Venezia a livello giuridico ma gravitante per necessità di vita con il Cavallino Treporti, non ha un'identità e in questo ne rimettono i cittadini. Allora il rischio non troppo peregrino è che se non c'è una svolta Burano faccia la fine di Torcello e quindi in poco tempo si riduca a un museo a cielo aperto gestito e fruito dai turisti ma senza alcuna vivacità per la popolazione locale. Esatto, questo è un rischio che secondo me tra qualche decennio vivremo no. Spero tra qualche decennio, non tra qualche anno. Ma sto parlando troppo, io vorrei sparlare, no, allora vuoi sparlare, ti chiedo io quella cosa, dai, ti chiedo io quella cosa, stiamo parlando di cose serie ti qua. Dico, ma secondo te, tu che vivi anche nella piazza qui di Treporti, certo, come la vedi questa nostra piazza parcheggio molto piazza parcheggio è bella, molto bella questa... molto fruibile dalla gente, eh? È una bella piazza, io non so, non mi ricordo prima come senti come passano, sì, sì. Questo è stato qualche mio amico, forse sì, Alessandro, sì, che conosciamo, deve essere lui. No, no, scherzo, Ale, non sei tu, vai tranquillo, non voglio no, che poi no. Ti si spettinerebbero i capelli poi, giustamente, no. Per la cronaca Zepeopo, quindi di nome e di fatto, Ciao Ale, ti saluto con tanto bene, salutiamo Ale. Salutiamo anche Antonio Ferro, il tabaccaio di Murano, che ci saluta sempre. Benissimo, che salutiamolo. Ci ascolta sempre. Ciao Antonio. Anche grazie. Lui sarà uno dei prossimi ospiti. Ha fatto anche un buon concerto di cui si è andato a registrare, sì, sono andato a registrare. C'è anche Lorenzo che è venuto a trovarci. Oh, Renzo, Orazio. Sì, no, Orazio è sindaco. Visto che non hai fatto paura. Sai, insomma, cioè, in campagna elettorale uno si trasforma, giustamente, si trasforma in base alle occasioni. No, questo anche lui è Orazio. Ma ah, ecco, quello, ecco, io un po' alla volta conoscerò tutti. Non ha la stessa famiglia. Un po' alla volta. Vi pare che sia un ragionamento serio questo? Più che altro logico, dai, logico, ci sta. Esatto, ci stava. Comunque, stavamo parlando della nostra piazza. Che sembra quasi il circuito di Le Mans. Ma guarda, io sinceramente non mi ricordo com'era prima della riorganizzazione fatta forse un 15 anni fa. Adesso non mi. Io me la ricordo sempre così. Sì, sì, sì. Io me la ricordo sempre così. Sì, era diversa nel senso che non aveva il patronato, che poi ricordo perché c'era tutta la mura. Con sì, il patronato sì, all'interno e cosa, per cui non c'era lo sfondo in canaletta e cosa, era tutto asfalto, per cui diciamo era organizzata forse peggio di ora. Oggi è un po' meglio, però non è fruibile pedonalmente, è molto, cioè, molto rischiosa. Guarda, ti dico quello che vedo da residente, però da residente che abita qui da poco, sì, e da più che altro da amico che ha sempre frequentato anche la parrocchia di Treporti. La piazza secondo me così va bene, manca un progetto di fruibilità. Perché un progetto urbanistico nella piazza c'è, non è una piazza buttata alla rinfusa, non è un patronato che non ha senso, è tutto contestualizzato, dalla chiesa al patronato, al bar, alla banca,
però manca una fruibilità, non è accessibile per giorni, o è accessibile solo in certi momenti, ma non è che frequenta la piazza a mezzanotte quando non c'è nessuno, anche, esatto, ma non solo, dovrebbe essere, o non la può frequentare solo in occasioni di determinate celebrazioni, deve esserci un progetto. Ma qui allora spariamo, glielo chiediamo alla prossima amministrazione comunale, qualsiasi sia, a sto punto pensate alla piazza di Treporti, perché se è bello che sia strutturalmente sistemata, è però vergognoso che la piazza del centro più antico, uno dei centri più antichi, non sia fruibile dalla popolazione. Ora, se facciamo una bella piazza, la facciamo per le macchine, chiamiamolo parcheggio e facciamo qualcosa. Grazie. Queste sono le ammiratrici. Mi sa che ci trovi qualcuno in breve tempo. Ma sai, a proposito di piazze, di chiese, a Torcello c'era una miriade di chiese in quell'isolotto. No, siamo arrivati a quante chiese? Ma guarda, cioè, bisogna un po' sfatare il mito, sinceramente, perché Torcello a volte questa sembra una sorta di Atlantide scomparsa, di Eldorado che non c'è più, e da una parte è vero. Però a Torcello c'era la cattedrale, Santa Fosca e quattro monasteri sorti nel corso del tempo. In un periodo massimo splendore si è arrivati a 9 chiese. Tra monasteri, cattedrale, non sono poche assolutamente. Poi tieni conto che a Torcello fino al 1400 c'è stata una vivacità molto importante per la lavorazione del sale. Pensa che uno dei centri più importanti di tutta l'Alta Italia durante il Medioevo per la lavorazione della lana era Torcello. Pochi questo lo sanno. Era Torcello, e quindi con tutti i commerci e i traffici che ne derivavano. Mentre a Murano c'erano le pecore di vetro, no? A Murano c'erano le pecore di vetro già made in Taiwan, però. Esatto, perché quindi, facevano la lana di vetro. Lì facevano la lana di vetro, e poi l'edilizia a Murano ha fatto grandi affari con la lana di vetro. Va bene, parliamo. Ma posso bere qualcosa? Sì, parlando, intanto mentre bevi spritz, take me to church, Ozier. Tanto per stare in tema di chiese. Ah, adesso ho capito. Everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. Plenty. This is hungry world. Take
Eccoci qua di nuovo, Saz, sparliamo a zero. Radio nostra qui in diretta dalla piazza di Treforti. Precisamente dalla locanda Zanella. Si sentiva lo stesso, che... sì, penso. Ah, non so. Non lo sappiamo, il ritorno non ce l'abbiamo. Non ci hanno più sentito, ci hanno fatto ci sentono. Microfono per Ah, ok. Ho capito. Okay. Comunque sì, ci siamo, si sente tutto, si sente anche Lomino che sta scopando qua a fianco. Sta scopando? Sta scopando Lomino? Sì, qua vicino alla chiesa. Con l'acqua, ma scopa tu la scopa, sì, no? Scopa, sai, sai che in dialetto scopare può avere varie traduzioni, però stiamo scopando in diretta. Questo è importante, esatto, questo qua sì. Insomma, sì, tornando alla piazza, si diceva adesso qua mentre ci ascoltavamo il disco che ci sono varie ipotesi di progetto che sono già presentate. Ecco, all'edilizia privata, però, che probabilmente verranno valutate a tempo debito da chi adesso verrà come sindaco, si spera. Ma posso dirti dopo, è logico che dovranno essere coccolate anche con la cittadinanza, a mio avviso, perché sono stati fatti vari incontri, però secondo me dovranno essere coccolate con la cittadinanza proprio per capire se la cittadinanza è d'accordo o può avere idee anche diverse, può avere anche delle ipotesi diverse. C'è qualcosa che sta bollendo, però che non siano bolle di sapone. Infatti, perché quello un po' ma è quello che fa paura in questo periodo di campagna elettorale, che tutti promettono e promettono troppo. Se poi andiamo a guardare le promesse, sono da 5, 10, 15, 20 anni, che molto spesso le stesse, anche 30, ma noi parliamo un po' così per la nostra età, dai, della ragione, diciamo. Ci sono progetti che ogni 5 anni vengono fuori e rimangono là e sembrano sempre cose nuove, esatto, ma non vengono mai portate a termine. Però sai, è cambiata un po' la mentalità, secondo me, nell'ultimo decennio. Perché mentre la mentalità di chi? La mentalità o degli elettori? No, la mentalità del politico no, purtroppo, anzi è rimasta stantia ed è rimasta vecchia. Non è cambiato nulla, secondo me, dalla Prima Repubblica, a meno che non ci siano certi politici lungimiranti. Ma quelli allora non sono politici, sono persone che amano il territorio e che fanno politica per aiutare un po' di più il territorio. È cambiata la mentalità di chi va a votare, perché una volta si credeva alle promesse e si dava credito sempre alle speranze di un futuro migliore. Adesso abbiamo capito questi che sono no, i grillini di Lio Piccolo. I grillini di Lio Piccolo. Che ogni tanto ci ascoltano. Adesso, per fortuna, invece, i cittadini vogliono, non vogliono speranze, vogliono concretezza, e quindi premiano i fatti, di qualsiasi colore politico siano. Ormai non c'è più una, per fortuna, secondo me, io sono 35enne come te, e per fortuna crediamo che non ci siano più delle adesioni incondizionate a dei partiti politici, non ci sono più degli schemi prefissati. Si guarda la persona, si guardano i programmi, si guardano i progetti e soprattutto si premia le persone che hanno avuto credibilità. Dopo, diciamo, perché altrimenti facciamo presto a buttarli su come a tirarli giù. Vedi le vicende del sindaco di Venezia, che hanno fatto sì che tante persone come me non abbiano, ma non il coraggio, perché non sono coinvolte minimamente, assolutamente, ma non abbiano più la fiducia di presentarsi in politica, chiedendo a propria volta la fiducia ai cittadini. Comunque, con che coraggio, a che qui pro? Possiamo dimostrare che delle idee diverse possono confluire in qualcosa di comune, cioè nel senso che abbiamo un verde, ex verde, cosa sei Gianluigi? Verde, anche la camicia è quando verde. Si arrabbia diventa anche molto più verde, per cui e Gianluigi non è un camaleonte che diventa marron quando si è sempre verde, quindi è bello essere sempre verde. Pino, sempre verde. Dopo abbiamo un nostro grande cristiano, chissà come lui è sempre stato in giustamente. Ma io, guarda, credo sinceramente, se vuoi definirmi politicamente, potrei essere un centrista. Io dicevo anche come mentalità, perché sai poi che le mentalità, comunque poi uno si affeziona magari a livello nazionale a un partito, certo, che ha un'idea, certo, sì, che è molto vicina a uno rispetto a un altro. Nel caso di una di un elettorato come in caso del comune così ristretto e cosa, è logico che si va a un'idea, però l'idea resta affezionata a quello, però poi diventa di comune quando si ma trova guarda, d'accordo. Io sinceramente, ecco, se vuoi definire la mia esperienza politica, un'esperienza politica di centro, ma perché io credo molto, molto nel compromesso, ma non nel compromesso nel senso di inciuccio.
che molto spesso in politica intendiamo l'inciuccio come compromesso. Ecco qua, e qua, e qua si sente la festa di domani, però permettimi, Gianluigi, è anche San Marco domani, che è il mio onomastico, è anche San Marco per noi veneziani. No, io credo molto nel compromesso, e qui lasciami fare il mio mestiere di insegnante di italiano e di latino. Compromesso nel senso di mettere con, di mettere assieme. Allora, secondo me il centro, un centro onesto, riesce a mettere insieme le esigenze anche più estreme che possono convogliare in una visione civica del territorio. In questo senso sì, sono un centrista. Poi le idee politiche ma quelle le lasciamo da un'altra parte, perché secondo me in un territorio come il nostro non conta la politica, ma conta il fare, le persone, conta il fare e contano le persone. Questi erano gli Scagei di Venezia, li conosci? Li conosco, li seguo e mi ricordo belle serate in compagnia con gli amici proprio ad ascoltare gli Scagei. Che con questa sua bella ciao, appunto, in onore domani 25 della festa. Della festa, che appunto, vabbè, come diceva Marco, però è anche la festa di San Marco. Esatto. Per cui... Il nostro vessillo. Ci abbiamo tutto qua. Ma vedi, davvero tutto qua. Ci avevamo tutto. Ma vedi il bello? Ecco, questo è, ritornando al discorso di prima, un centro, un mettere assieme le varie esigenze. La liberazione non è in contrasto con la festa di San Marco. La liberazione è una liberazione che noi giovani forse non abbiamo vissuto storicamente. Che condivida tutto. Ma condividiamo una liberazione da una dittatura. Ma quante dittature abbiamo dentro la nostra testa, noi trentenni, noi quarantenni? Anni, cinquantenni, dobbiamo ricordarci, dobbiamo liberarci da queste. Domani è la liberazione anche da tutte le nostre forme di schiavitù mentale, di poco coraggio nel fare il bene del nostro passato. Serve anche per altro che per andare avanti, per capire cosa non fare anche degli sbagli del passato, di non farli nel futuro. E non dimentichiamoci che San Marco per i veneziani, bravo, non era solo una festa religiosa, era la festa civica. È la festa del boccolo, è la festa del boccolo, è la festa del doge. Quindi non è solo l'aspetto religioso, anzi forse l'aspetto religioso domani passa in secondo piano a Venezia, certo. C'è l'aspetto civico che anima tutti. Esatto. E questo secondo me è positivo e mette in comune più istanze e più esigenze. Bene, con Lino in Samaro abbiamo quasi finito. Ma io ho arrivato, scusa. Siamo già a 43 minuti di trasmissione. Cavolo, ma è passato. Sono volati. E abbiamo sparlato, Abbiamo sparlato alla grande anche. Abbiamo sparlato di tutto e di più, perché siamo passati dalla storia, siamo passati all'attuale. Questa è la nostra segreta finale. Ah, bella, questo è grande Iannacci. Esatto, bellissimo. Perché per ascoltarci ci vuole orecchio. Orecchio. Bene, ringraziamo Marco, grazie per la tua venuta. Ma io ringrazio voi, vi ringrazio per avermi fatto venire questa sera con voi. Guarda, se vuoi anche ritornare. Se vuoi ritornare, noi siamo tutti martedì e venerdì, siamo qua. Quando volete, se vi posso essere d'aiuto nel far fischiare le orecchie a qualcuno sparlando sempre di più, io sono a vostra disposizione. Poi ormai abito qua, quindi siamo anche come siamo noi a casa bottega. Anch'io sono a casa bottega, non ho mattelli da prendere. Vi salutiamo, prossima puntata martedì prossimo da Viterbo e non da con chi perché sennò dopo ci dicono. E per riascoltare mettete un mi piace sulla pagina SAZ di Facebook, almeno sappiamo che ci volete bene. Esatto, guardate il sito Studi Torcellani, studitorcellani.it, mi raccomando, poi mettete mandate un messaggio privato a Marco Molin, che è libero, tanto che sono libero, è libero. Ciao, ci sentiamo martedì, buona domenica, buon sabato, buone feste di primavera, buon San Marco e buon tutto. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Immerso dentro un secchio.
bisogna avere orecchio. E dal vivo oggi non si può più suonare, l'orchestra è ormai quattro battute dopo, i piatti hanno già fatto il loro gioco, anche il sassofono va via in gol e lascia fare, e noi come dei pirla qui a provare. Ma